Oggi ho giocato a Minecraft, ma ogni blocco che guardavo lo ottenevo. Lasciate like e iscrivetevi per un prossimo video del genere. Ok ragazzi, la sfida di oggi è giocare a Minecraft, ma ogni blocco che guardo lo ottengo. Come potete vedere, se per esempio guardo la sabbia, la ottengo. E sono qui con GabriMC, ragazzi, che lui è una grande persona che porta Minecraft, ma quindi ragazzi, ci aiuterà lui a finire il gioco e fare questo Minecraft. Ma vero? È normale, anche se sarà un poco complicato, perché questa è una delle challenge più difficili che ho fatto, anche se ti dà molti vantaggi. Ok, perfetto, allora io direi subito di andare a prendere subito la legna. E ok, perfetto, come un grande tizio giallo ci ha insegnato, dobbiamo subito prendere la legna, vero? Esatto. L'unico problema, sai qual è? Che guardando cose inutili che non vuoi vedere, ti riempi l'inventario, poi non sai più dove buttarle. Infatti, ma tu già speedrunni di già, mamma mia, quindi già subito cominci male te. Bene, molto male. Ok, allora qua legna! Ok, qua abbiamo subito creato una crafting, che adesso ci facciamo subito degli stick. E adesso subito in questo esatto momento ci facciamo un piccone per andare al di sotto, quindi per prenderci la stone. 1, 2 e 3. Ok, perfetto. Allora, adesso che abbiamo subito la stone, ci facciamo subito il piccone in pietra, che è la cosa più importante per ora, vero Gabri? Dovrebbe essere più importante. Ma perché non cercare un villaggio e passare direttamente al ferro? Dobbiamo trovare un villaggio. E qua però c'è una pecora. Suppongo siano molto utili. Muori! Grazie. Molto interessante, fra. Ma ora che ci penso, se tu metti la lana, te la puoi farmare. Cioè diventa praticamente una farm infinita di roba. Ma che figata. Guarda. Cioè io praticamente guardo la lana. Oh, però guarda questi bei maialini qua. Mamma mia. Allora, dovremmo trovare un villaggio. Tu per caso sai come trovare un villaggio? Comunque sai qualche tecnica? Sono un esperto, segui a me, dai. Dai, ti seguo. Ok, allora, vai. Portami in un bel villaggio e vediamo un po' come procedere con questo Minecraft, ma... Ok, Gabri, abbiamo trovato un villaggio. Ma come hai fatto? Io non ho capito veramente come fai a trovarti così tanti villaggi. Ok, Gabri, allora, credo che non abbiamo altra scelta. Dobbiamo uccidere questo Iron Golem. Quindi attento, perché potrebbe essere molto pericoloso. È molto intelligente. Purtroppo sì, eh. Ok, eccolo qui. Perfetto. Ok, muori. Dai. Ce la potremmo fare, Gabri, dai. Vai. Oh, ecco qua. Abbiamo 3 di ferro. Ok. Però posso dirti una cosa? Abbiamo trovato 3 di ferro, ma siamo stupidi. Ci bastava andare in una caverna e trovare solo un pezzo di ferro. Ne avevamo infinito. Ok, allora adesso dobbiamo pregare soltanto il dio. Che qua dentro ci abbiamo il fabbro, perché lo dobbiamo trovare. E oddio, forse ce l'abbiamo, eh. Ok, allora già questo, okay, perfetto. Vediamo un po' che cos'altro possiamo trovare. Poi allora dobbiamo andare in miniera, perché dobbiamo vedere un attimo che cosa possiamo trovare all'interno di essa. Seguimi, che io sono il king e so sempre dove sono le miniere. Ecco qua sotto. Guarda, no, vieni qua, che prima ho visto qualcosa di molto integrato. Hai visto già una miniera? No, ho visto qualcosa di meglio. Ah, qualcosa di meglio di una caverna. Perfetto. No, che potenza. E là vedi che è veramente il king di Minecraft. Ma guarda, adesso ci facciamo uno stack e ce lo mettiamo a cuocere. Ok, allora ragazzi, nel mentre che non ci avete visto, abbiamo intanto cotto tutto l'iron e ci siamo presi un po' di carne di maiale. In realtà di mucca. Senti, allora, i maiali e le mucche sono la stessa cosa, quindi stai zitto! No! Io direi di fare l'armatura in ferro, perché ci serve. Ah sì, subito, vai. Che poi dobbiamo andare a affrontare l'Ender Drago. E penso che sia molto importante avere un'armatura abbastanza decente. Già che ci sto, mi faccio anche un bel piccone e anche una spada, dai. E abbiamo direttamente una armatura full iron, tipo nei primi minuti di gioco, quindi sì. Finora è semplice, vedremo col tempo se sarà ancora semplice. Andiamo in una caverna? Sì, un secondo che mi faccio gli stick e le cose e arrivo pure io. Un creeper nero. Ok ragazzi, allora siamo scesi qua in miniera e siamo in una mineshaft, come potete vedere. E allora qua sotto un libro con fortuna, che non ci serve. C'abbiamo dei lapislazzuli che non servono
guardavo nemmeno questi, ragazzi, perché ogni cosa che noi possiamo guardare la otteniamo, quindi siamo ancora più forti, cioè, capito? Abbiamo il potere dell'infinito. Che? Una torcia. Una torcia, vai. Prendiamo una torcia, giusto per vedere un po' che cosa possiamo... Che cosa c'è qua? Allora, secondo te riusciremo a vivere per ancora un po' di minuti di gioco? No. Sto scherzando, forse abbiamo qualche possibilità. Però ah, ok, stavo per ucciderti a dietro. Però dai, fa nulla. Cosa? Dovremmo trovare dei diamanti, ma ci sono degli scheletri che ci stanno puntando. Ecco, già questa cosa non va bene. Diamanti? Diamanti già? Dove sono? Yes, dove sono? Yes. Dove li hai visti? Dove li hai visti? Oddio, la lotta contro i diamanti. Oddio, eccolo, eccolo. Diamanti, diamanti. Allora, ci abbiamo un botto di blocchi, stai attento. Non mi chiedere perché sto salendo con delle cazzine. Oddio, oddio, aspetta, aspetta. Oh, fermo, fermo, fermo. Fermo, sei vivo? Sì, per ora sì. Vado a prendere sti diamanti. Ti piace il mio ponte di crafting? Certo, fra, hai fatto un bridging. Hai fatto il bro. No, non prenderlo, non prenderlo. Potevamo averlo infinito. Mi posso buttare nella lava in questo momento? No, perché ora lo faccio io. Però ne ho visto un altro là dietro, quindi fa niente, dai. Vai, vai, perfetto. Eccoli. Oddio, attento, 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 attento. Attento, attento. Ok, buttato, buttato, buttato. Perfetto, perfetto. Stai ecco, là sopra, là sopra. Là sopra, là sopra. Vai, vai. Bridging. Vai, tagli. Vai, vai. Comunque siamo troppo forti. Cioè, abbiamo io la crafting table infinite. Tu la lana. Cioè, renditi conto. Dove stava il diamante? Allora, buttiamo un po'. Ed è spawnato. No, è qua, fra. Dove? Lol. Aspetta, butto un attimo di roba. Così poi mi faccio. Diamanti. Eccolo, diamanti. Diamanti. E qua, in questo momento, avrai finito il tuo short. Ma qua non siamo in uno short di Minecraft. Siamo proprio in un video di Minecraft. Per questo dovreste lasciare like. Se no, vi ritrovate il frigo rotto. Vero. Ok, allora qua ci stiamo facendo un bel po' di diamanti. Abbiamo fatto la farm, abbiamo giocato off camera e abbiamo adesso in questo esatto momento 40 diamanti. Ma poi c'era un altro. Un altro. Easy. Fra, ma troppo forte. No, abbiamo perso un diamante. Va bene, ho altri 50. Un Enderman molto buono. Andiamolo ad uccidere. Molto dai. Buono. Possiamo andare a farci direttamente le robe per il portale del... Ok. Ok. Ok, perfetto. E abbiamo già un'enderperla. Incredibile. Allora, sto pensando di fare una cosa molto utile. Perché non prendiamo i nostri blocchi e li scaviamo con i diamanti? Vero pure quello. Che avremmo bisogno di diamanti. Ok, facciamo in questo modo. E adesso subito ci facciamo dire. Ma fra, piazzandoli tu te duplichi ancora di più. Fra, ma sei un businessman. Fra, allora, noi non siamo su Real Power. Però potrebbe essere molto utile. Anche perché noi dobbiamo fare la duplicazione della nederite dopo, quindi vero. No, che figata. È molto difficile, però allo stesso tempo è proprio figo, cioè questa sfida di Minecraft molto molto figa. Dai ragazzi, oh, lasciate un like già che siete arrivati a questo punto del video. Ok, allora adesso ci rifacciamo completamente i diamanti. Perfetto. Perfetto. E ci facciamo okay, tutta l'attrezzatura. E c'ho 25 diamanti. E adesso vediamo un po'. Me li sono sduplicati giusto giusto un po'. E adesso vediamo un po', ragazzi, a quanti diamanti riusciamo ad arrivare. Quindi ci vediamo appena ho finito di scavare tutti questi diamanti. Ok, allora questo è il secondo pezzo dell'armatura. E adesso ci dobbiamo fare semplicemente i gambali. Perfetto. E adesso direttamente ci facciamo subito i diamond boots. Perfetto. Adesso siamo full diamond. Una cosa però che voglio fare, perché se no non riesco a giocare, è lo scudo. Lo scudo è molto interessante perché ti puoi parare gli attacchi avversari. Però cioè poi dipende comunque da come giochi a Minecraft. Beh, io non lo faccio mai perché non mi è mai piaciuto lo scudo. Perché sei un pro. Ok, allora adesso che ci siamo fatti subito questi utensili in diamante, credo che adesso subito possiamo andare a prendere l'ossidiana. E qua già ti stanno prendendo un po' in quel punto lì, vero? Ecco qua, arati completamente, perfetto. Ok, perfetto, vieni qua, ok. Adesso, quante ender pearl hai? Io ne ho due, però sto cercando un attimo dell'acqua perché dobbiamo prendere l'ossidiana. Perfetto. Che ci serve per fare il portale. Per poi andare nel nether, per poi direttamente andare nell'end. Domanda, hai visto magari un posto dove già c'è l'ossidiana per caso? Perché... Per morire. È per morire, in che senso? Fra, non morì, non morì, non morì. I ragni. Dietro, dietro!
Okay, perfetto. Ok, siamo vivi. Ok, già abbiamo l'ossidiana. Perfetto. Adesso ci pigliamo direttamente l'ossidiana. E attenti, ma che sono questi ragni? Ah, c'è uno spawner. Ecco perché ci sono così tanti ragni. Ma tu stavi spaccando l'ossidiana. Ti bastava guardarla. Non sono abituato a queste cose, ok? Allora, fammi spaccare questo spawner. Perfetto, stai attento ai ragni. Ok, venite qua. Vieni qua. Fatti colpire, perfetto. E ora non credo che ci siano altri ragni, vero? Ma quindi se dovessi guardare tipo uno spawner di dei blades, me li porto nell'overworld, poi non ho problemi di farli. Credo di sì, credo. Va bene, io direi di andarci a fare il portale proprio qui, dai. Aspetta che mi faccio direttamente l'ossidiano. Cacchio, ma ce l'abbiamo la flint steel? Sì, sì. Perfetto, ce l'abbiamo. Faccio sempre il portale storto, meno male che ci sei tu che... Ma poi nel caso, anche se non ci fosse flint steel, abbiamo la lava, ci basta mettere un po' di legna qui. Mettiamo la lava lì, brucia, e da lì poi... Vado a prendere la lava che sta lì, anzi no, prendiamo un po' di lava che sta qua. Bam. Ok, perfetto, poi metti qua, ok, perfetto. Fatto. E da lì in poi basta attendere. Ok, Gabri, guarda, ok, qua la lava è bruciata. Adesso credo che possiamo direttamente entrare dentro al Nether. Siamo in una parte importante del Minecraft, ma possiamo vincerla. Ah, ok, eccoci qua. Guarda che bello. Sai da quanto che io non entravo nel Nether io? Un botto. Stai sicuro che qua già abbiamo il bioma del blu, dove qua sappiamo che ci sono gli Enderman, quindi siamo chill. Buono. Allora, tu quante perle del drago hai? Io ho solamente 2 Ender Pearl. Ok, perfetto. Allora, qua c'ho pure dell'ossidiana, quindi ci possiamo fare pure un altro portale quando vuoi. Ti ricordo che dobbiamo andare a prendere le Blaze Rod. Dobbiamo trovare una struttura del Nether, fra. La troviamo. Ma che è tutta questa lava? Boh, fra. Tanto perché magari ci... Ok, perfetto, Gabri. Dobbiamo andare a cercare un attimo una fortezza e vediamo un po' dov'è che la possiamo trovare, perché non l'ho completamente vista, quindi sarà un viaggio lungo. Dobbiamo trovare una fortezza. Allora, qua c'abbiamo del quarzo che per ora non serve. Ok, dobbiamo trovare... Però sto fedando contro sto Enderman, non ho... Ah, ok, è morto. Ah, easy, dai, troppo forte, vedi? Ho 6 Ender Pearl. Bravo, perfetto, vai, così si va. Sì, perfetto. Sì. Let's go. Qua non sto trovando Enderman, non sto trovando completamente nulla. Dovrei rimediare e trovare qualcosa. Voglio rendermi utile in questo Minecraft, ma... Capisco. E altro Enderman andato. Ok, quindi un altro Enderman completamente andato. Perfetto. Quante Enderpearl sei? Un attimo solo che sto fightando un altro Enderman. Ma che fastidio quando si teletrasportano. Ok, qua abbiamo un Enderman che penso proprio che prenderò io, perché sì. Vieni qua. Qua però non mi ha droppato completamente il l'Enderpearl, quindi questa cosa non mi va bene. Vabbè, io ho 13 Enderpearl. Tu con quanto ti manca per la fortezza? Frate, la sto cercando in questo esatto momento. Ok, siamo qui. C'è soltanto un piccolissimo problema. Ci sono alcuni blades. Allora, io ti direi subito di scappare un secondo e cercare un posto dove accamparti da questi blades, perché ti potrebbero uccidere e non è una cosa buona. A chi se ne importa, pushiamoli. Noi e siamo loro che stiamo cercando. Infatti, dobbiamo prendere le blades rod per andare poi nell'end. Ok, stavo per cadere, avevo paura. Ok, perfetto. Un secondo, perché sennò qua ci muoio e non è buono. Okay. Ho una blaze rod. No, ci stanno gli scheletri del Wither. Ok, uno è buttato sotto. Qua c'è un Wither Skeleton che ho distrutto in questo esatto momento. Cavolo, sono caduto di sotto. Non va bene. Allora, Streak. Ok, perfetto. Allora, dobbiamo trovare qua. Qua ce n'era sotto uno, quindi se vuoi vieni. Arrivo. Ho tre Blaze Rod. Ok, qua adesso ce ne facciamo altre. Vieni qua. Ok, perfetto. Easy. Qua abbiamo un'altra Blaze Rod. Buono. Vai, passa. Perfetto. Quante ce ne servono? Almeno 7. Ne ho visto un altro qua. Ok. C'è proprio uno spawner. Buono, utilizziamolo. No, non me l'ha droppata, mannaggia. Chiudiamoglielo. Ti do un consiglio. Questo consiglio me l'ha dato uno speedrunner. Dobbiamo aprire lo spawner più possibile per poi andare a
avere ancora più blades di quanto se ne potranno già avere. Ok, due blades rod. Ok, perfetto, allora. Ok, perfetto, qua, eccolo qua, perfetto. Ok, allora, quattro blades rod. Dobbiamo trovare altre blades rod. Ne ho tre. Perfetto, perfetto. Sette, ne abbiamo 14, tieni. Ok, allora, ecco qua, no, andiamo, altri blades, perfetto. Perché ne spawnano altri. Spacco? Spacco lo spawner? Spacca, ne ho sette, spacca. Ho sette blades rod, fra. 7 per 2, 14, vai, spacca, spacca. Spacchiamo, vai, vai, eccolo qua, mio, perfetto. Sei ancora vivo? Sì, siamo vivi. Perfetto, allora, adesso che facciamo? Andiamo direttamente nell'overworld diretto? E facciamo un altro portale e ci ritorniamo. Subito, vai. Manca sempre di meno. Adesso siamo praticamente full diamante. Quindi siamo troppo forti, cioè, ti rendi conto? Allora, dai, ti do a te l'onore. Vai, vai. Allora, eccoci qua le enderpearl. Dobbiamo fonderle con le blazerod, mi pare. Oppure che qua dovevamo fare, oddio. Devi fare le blazerod e le devi trasformare in blaze powder. Ok, allora prendiamo le blazerod, le facciamo diventare blaze power. E adesso mettiamole insieme all'enderpearl e ci abbiamo 13 occhi dell'end. Quindi adesso dovremmo andare a cercare il posto dove c'è l'ender dragon, no? Sì, andiamone. Perfetto, ne ho buttata una. Ok, da questo lato. Ok, vai, buttate la prossima. No, vabbè, adesso dobbiamo camminiamo per un po' verso questo lato e poi ne buttiamo un'altra. Ok, vieni. Perfetto, perfetto. Quindi scaviamo direttamente adesso? Sì, andiamo vai, giù, andiamo a tutto. Andiamo giù a tutto, vai. Dobbiamo trovare la stronghold, vai. Vai, vai, ci potremmo riuscire, ci possiamo riuscire, vai. Chi la trova prima vince. Oh, ma tutte queste sfide in questo esatto momento non mi sta piacendo, eh. Ok, allora, penso che... Ho trovato la stronghold, troppo forte. Dove sei? Dove sei? Qua tu sotto, sei? Qua sotto, fra. Ma hai trovato il portale? Come? No. No, non ho trovato il portale, perché? No, ma sei qua, ah, ok. Io sto in questo esatto punto e sto cercando il portale in questo esatto momento. Allora secondo me il portale, qua cosa c'è? Ok, Ok, perfetto. Allora, dobbiamo andare alla ricerca di un portale. I portali sono fatti in modo circolare. Ok, qua abbiamo direttamente uno scheletro che ammazziamo in questo esatto momento. Poi, qua abbiamo delle celle che non credo che ci sia da queste parti del portale. Questo portale non lo troveremo mai. Stiamo girando intorno. Ma che dici? Dai, fratello, dobbiamo soltanto trovarlo. Dai, è impossibile che non lo troviamo. Stavo per dire vicolo cieco, ma probabile che forse qui ci sia qualcosa. C'è qualcosa qui? Vicolo cieco. Ok, vieni. Perfetto. Allora, eccolo, quindi qua. Dov'è? Eccolo qui. Togliamo allora subito questo perché già mi dà fastidio. E allora, qua c'è un silverfish, te lo uccido io. Qua ci mettiamo direttamente le robe dell'end. Quindi facciamo direttamente in questa maniera. Adesso ne mancano tre. Ok, uno e due. Vuoi metterlo tu l'ultimo? No, vai, mettila tu. Vai. Oh, e abbiamo attivato il portale. No, siamo spawnati in un posto dove si scava. Sei serio? Vabbè, sì. Dai, frate, siamo all'ultima tappa di questo Minecraft Mad, questa sfida impossibile. Quindi ci possiamo riuscire, secondo me. Vai. Voglio solo ricordarti che non abbiamo un arco. Non abbiamo l'arco. Come facciamo a rompere gli End Crystal? Ma che ci pensa, abbiamo la... No, però possiamo farlo con la... Con il bed. Con i bed. Non lo so fare. Con i bed di quel drago. Però le End Crystal fare. Allora, facciamo una roba. Io spacco il drago, tu fai gli End Crystal. Va okay? bene. Perfetto. Ma dov'è il drago? Ah, eccolo, lo sento. Ok, vai. Ok, vado subito a fare gli Ender Crystal. Vai, vai. Attenta a non morire, eh. Tranquillo, l'acqua. Uno andato. Ok, ok. Ok, a posto. E adesso, se non mi guardano, se mi fanno vivere ancora un po'. Allora, adesso, se io faccio in questo modo e mi faccio direttamente qua i letti, credo che forse ci possiamo riuscire. Dai. Allora, facciamo in questo modo. Ok, set. E abbiamo direttamente tutti i letti che ci servono. Quindi, adesso è ora. È ora, Gabri. È ora di andare. Mancano però solamente... È lì. L'ho messo male. Ma tu lo sai usare i letti, sei sicuro? Sì, lo so usare. Allora, abbiamo constatato che con i letti è un po' troppo difficile, perché potremmo morire e perdere la sfida. Di conseguenza, credo che li prenderemo a spadate fino a quando non esalerai l'ultimo respiro. Ti spaccheremo. Bravo, ok. Ora dobbiamo trovare soltanto il drago, dov'è? E da lì possiamo dire iniziare a sconfiggerlo. È qua sopra! È sopra. Ok, allora prendiamo la testa. Vai.
Ma non si fa toccare, non si fa toccare, è stra complicato. È stra complicato. È immortale il fra. È immortale. Oddio. E qua abbiamo pure un Enderman che mi vuole rompere le scatole. Quindi questo non va bene. Sotto, dai, bravo. Dai, ci possiamo riuscire. Ma perché non mi fa prendere la testa? Fidati, ce la possiamo fare. Ok, allora, io ho tolto un botto di danno. Ok, vieni qua. Non ho il braccio lunghissimo, però ci posso provare. No! Che è successo? Sono morto! Come sei morto? In che senso? Oh, sono vivo! Gabri, ma come hai fatto a morire? Io sono ancora vivo! Fra, non trovo più non il mio loot. Credo, ho trovato solo. Lo ucciderò pure per te. Lo ucciderò pure per te. Aspetta che scendo. Ok, perfetto. E adesso devo semplicemente ucciderlo. Perfetto. Ok. Sulla testa, dai, sulla testa. Ok, allora, perfetto. Curati. Ok, mi devo curare un secondo perché sennò qua non andiamo avanti. Vai. Manca poco. Manca poco, dai. No! Vai. L'ultimo schizzo. Perfetto. L'ultimo schizzo. Sì. Eccolo qua il drago. Eccolo qua. Distrutto completamente. Spaccato di brutto. Sì. Ce l'abbiamo fatta.